di verticalizzazione, di forzare l'arco dorsale e quindi far salire molto le anche. Adesso vedremo se risponderà Donald Thomas alla stessa quota o se vorrà tenere le due prove successive. Intanto questo è un altro super personaggio, che è Stoff Lemaitre. Stoff Lemaitre, l'uomo più veloce con la pelle bianca, ha un personale di 19,80. È stato il primo ragazzo di pelle chiara. Dopo una crescita tumultuosa, Franco, sui 100, e adesso c'è una lenta discesa. E anche sui 200, dove sembrava aver mantenuto posizioni interessanti, un po' di quota l'ha perduta. Deve rimettersi lì col suo allenatore, fare esame di coscienza. Sui 100 aveva questa falcata apertissima, ma poco reattiva. Sui 200 si è difeso un po' di più, però non è, intanto Thomas ha sbagliato 2-3-1, un'ultima però prova. Un buon salto, un salto inquadrato, se ha voglia potrebbe farlo anche lui. E voglia ne ha. E voglia vuol dire una sintesi di un processo complesso. E si chiude con Simone Pettenati la presentazione, Fratellanza 1874 Modena. E in 8, in 7 c'è Walter Dix, che ha avuto grandi momenti da meno 20 secondi, adesso non è più quello, nonostante abbia 29 anni, quindi volendo possibilità di tornare sotto i 20 le avrebbe, qualche acciacco l'ha avuto egli stesso. Terrell Cotton alla 6 americano, come del resto Dix. Rashid Dwyer alla 5, che è un giamaicano. Alla 4 il francese Christophe Lemaitre. Alla 3 Julian Forte, giamaicano. Alla 2 Sergei Smielik, ucraina. Alla 1 il trentino, lo vediamo qui, quattrocentista delle Fiamme Gialle, Marco Lorenzi. Ha avuto eccellenti momenti da juniores a livello continentale, poi come un po' altri è sceso, anche in maniera decisa. Lemaitre non è un super partente, ma qui si difende, subito un gran compasso. Davanti a lui c'è Rashid Dwyer, che a sua volta ha avuto momenti migliori, il giamaicano. Dwyer davanti, Lemaitre al suo fianco. Sul lanciato Lemaitre dovrebbe prenderlo, potrebbe prenderlo, poi bisogna fare i conti con i saldi di fine stagione. Lemaitre passa e vince lui, 20-32, tempo non male. 20-32 su questa pista dove in anni andati Pietro Mennea scendeva sotto i 20. Grande risultato tecnico c'è stato già dal 2.31 nel salto in alto, proprio quando si sta preparando per la terza e ultima prova, 2.31 Donald Thomas, 20.32. Poi verificheremo se ci sarà il può essere plausibile un passaggio di tra 10.20 e 10.30 ai 100 metri. 20.31 risultato ufficiale. Beh sì, adesso non so come ha distribuito, ma credo che Lemaitre abbia distribuito abbastanza bene, ma forse la prima parte un qualcosa in più forse poteva dare, però esce nel finale perché è la sua caratteristica. Meno 0.4 il vento, precede Dwyer di 2 centesimi. Sì. 20.31, 20.33 tra Christophe Lemaitre, Francia, Rashid Dwyer, Giamaica, e poi Terrell Cotton 20.47, 21.31 Simone Pettenati, non è male, Marco Lorenzi a 21.75, mentre lontanissimo Walter Dix, che si è rialzato.